Io non so, ateniesi, quali impressioni vi abbiano fatto i discorsi dei miei accusatori. Furono così persuasivi che io non riconoscevo più me stesso. Eppure non hanno detta una sola verità. Di tutte le bugie che vi hanno regalato, io ne ho ammirata una sola. Quando vi hanno esortati a non lasciarvi ingannare da me, che sono un abile parlatore. Siccome sapevano che subito rispondendo li avrei sbugiardati, non essendo affatto un buon parlatore, così questa loro menzogna mi è apparsa la più grossa e spudorata. A meno che essi non chiamino abile parlatore colui che dice la verità. Oh, allora certo, io sono un magnifico parlatore e loro dei poveri balbuzienti. A 70 anni è la prima volta che vengo in tribunale. Sono quindi straniero al modo di parlare che si usa qui. Non badate quindi alla forma del mio dire, ma solo se dico la verità. Il primo dovere d'un cittadino che parla ai magistrati è di dire la verità, come il primo dovere dei magistrati è di intenderla. Prima, ateniesi, che costoro mi accusassero a voi, altri mi accusarono per lunghi anni. E ora è giusto che io mi difenda anzitutto da quei primi accusatori e poi da questi. Ma devo difendermi perché così vuole la legge. Devo cercare di svellere dalle vostre anime la calunnia che vi si è radicata perché ripetuta per anni e anni, mentre a me, ora per la difesa, non si concedono che pochi istanti. Ma vada come al Dio piacerà. Qual era l'accusa di quei primi? Ecco, Socrate è colpevole di indagare le cose celestiali e le sotterranee e di saper rendere più forti le ragioni più deboli. Tale l'accusa, e voi certo l'avrete udita ripetere e l'avrete anche veduta illustrata sul teatro nella commedia d'Aristofane, il quale presenta un povero Socrate che va ruzzolando fra le nuvole e che parla spropositando di cose che io non capisco neppure e delle quali io non ho mai parlato, e ne cito a testimoni voi stessi che mi avete sentito tante volte parlare nelle piazze, nelle strade, e voglio che vi diciate gli uni con gli altri quando mai io ho ragionato di tali argomenti. Qualcuno dirà: ma allora, Socrate, da che deriva la calunnia? Dici tu la verità, affinché non giudichiamo alla cieca. Lo farò. State attenti. Tutti voi conoscete Cherofonte. Fummo amici da ragazzi. Un giorno Cherofonte, andato a Delfi, volle interrogare l'oracolo intorno a me. Chiese dunque al nume se in Atene vi fosse qualcuno più sapiente di me. Ebbene, la Pitia rispose che più sapiente di Socrate non c'era nessuno. Oh, badate, vi dico questo per spiegarvi com'è nata la calunnia. Io, udita la risposta, cominciai a pensare che cosa avesse voluto dire il nume.
a che cosa alludesse, perché certo io non ho coscienza di essere sapiente né molto né poco. Che cosa dunque ha voluto dire il nome? Cominciai ad investigare. Me ne andai da uno che aveva fama di sapiente, ma è inutile dire il nome, era uno dei sapienti politici. Ragionando dunque con costui e esaminandolo, mi parve che egli sembrasse sì sapiente a molti e soprattutto a se stesso, ma che non lo fosse. E allora io cercai di dimostrargli come poveretto vivesse in una illusione, credendosi sapiente mentre non lo era affatto. Per questa mia dimostrazione venni in odio a lui e in uggia a tutti i suoi parenti, amici, e ne aveva tanti anche lì presenti. Andandomene io pensavo, quest'uomo crede di sapere e non sa, mentre io, che non so, non credo neppure di sapere. Quindi almeno in questo io sono più sapiente di lui. E me ne andai da un altro che dicevano anche più sapiente di quello. E la mia conclusione fu la medesima. Io continuai a investigare perché credevo mio dovere spiegarmi e rendermi conto del senso delle parole del nome. E continuai a cercare, interrogare quelli che si dicevano più sapienti. E corpo d'un cane ateniesi, quelli che avevano maggior fama di sapienza erano quelli che sapevano meno, mentre altri, tenuti in nessun conto, li trovai maggiori in saggezza. E passai dagli uomini politici ai poeti, ai tragici, ai ditirambici, e compulsai i loro versi. Ma quando chiesi loro ciò che avessero voluto significare, mi avvidi, mi vergogno a dirvi questa verità, mi avvidi che di tutto ciò che avevano scritto, gli altri ne ragionavano con più cognizione di loro. Costoro poetavano per ricchezza di fantasia, perché così voleva la loro natura, e per questa loro facilità di verseggiare credevano di essere sapientissimi in tutto. Finì per recarmi dagli artefici. Ah, questi sì, sapevano quello che io non sapevo, e perciò almeno che riguarda l'arte loro erano più sapienti di me. Ma mi avvidi che anche gli artefici avevano lo stesso peccato dei poeti, perché sapevano lavorar bene nell'arte loro, erano convinti di essere sapientissimi in tutte le cose, anche le più gravi. Per questa mia ricerca e disamina, ateniesi, mi caddero addosso tante inimicizie e così aspre e crudeli da generare poi la calunnia sulle mie spalle, aggravandola col nome di sapiente. Da tutta la mia ricerca è risultato questo: che il vero sapiente è il Dio, e che nella sua risposta abbia voluto significare, servendosi del mio nome come per un esempio, che in Atene il più sapiente di tutti è colui che, come Socrate, sa che in fatto di sapienza non vale proprio nulla. Per questa mia indagine, per adempiere a questo dovere verso il nume, non ebbi tempo né modo di occuparmi di altre cose per me e per la mia casa, e vivo quindi
nella più grande povertà. I giovani, che per loro impulso mi seguono, che essendo figli di ricchi possono farlo, si divertono a sentirmi scrutare l'anima delle persone. Cercano di imitarmi e ne scrutano altre a loro volta. E gli scrutati, tormentati dall'indagine, che credono di sapere e sono costretti a confessare che non sanno, se la pigliano con me e dicono che io corrompo i giovani. E sulla base di queste calunnie, ecco Anito, Meleto e Licone scagliarmisi contro. Questa, Ateniesi, è la verità. Queste le cause della calunnia e non potrete trovarne altre. Ed ora tenterò di difendermi dalle accuse di Meleto, l'uomo onesto e amico della città, dice lui. Ecco l'accusa. Socrate è reo di corrompere i giovani, di non credere agli dèi che Atene venera, ma ad altri dèi demonici che tenta introdurre nella città. Esaminiamo punto per punto. Ma prima lasciate che io denunzi costui. Il colpevole è lui, colpevole di scherzare con la giustizia e prendere a giuoco la legge. Ora ve lo provo. Dimmi, Meleto, non vuoi tu che i giovani divengano migliori quanto è più possibile? Io sì. Ebbene, di a costoro chi può renderli migliori. Devi saperlo se ti sta tanto a cuore. Se hai scoperto che io li corrompo, devi anche poter dire chi li rende migliori. Ah, tu taci? Non sai cosa rispondere? Beh, questo prova che tu dei giovani non ti sei mai curato. Su dunque, di, chi li rende migliori? Le leggi. Oh, ma non questo domando, oh uomo eccellente, ma chi conosca anzitutto le leggi? Costoro, Socrate, i giudici. A costoro dunque sono in grado di educare i giovani e renderli migliori. Sicuro? Ma tutti o alcuni sì e altri no? Tutti. Ah, che lieta notizia mi dai. E questi nostri ascoltatori, anch'essi li rendono migliori? Anche questi. Ah, e i consiglieri? Anche i consiglieri. E tutti quei cittadini che compongono l'assemblea, che siano essi corruttori o anche questi li rendono migliori? Sì, anche questi. Dunque, tutti gli ateniesi rendono migliori i giovani e io solo li corrompo. Lo affermo con tutte le mie forze. E dimmi un po', buon giovane, accade lo stesso anche per i cavalli? Che tutti quelli che se ne servano li migliorino e soltanto il maestro, quello che sa di equitazione, li guasti? O non accade invece tutto il contrario? So via, Meleto, confessa che di educare e migliorare i giovani tu non ne sai niente. Tu affermi, buon uomo, nella tua accusa, che io insegno a non venerare gli dèi che Atene venera, ma altri dèi demonici che cerco di introdurre in città. E insegnando ciò, corrompo i giovani. Sì, lo affermo con tutta l'anima mia. Allora, cerca di parlar chiaro. Nel nome degli dèi. Io non capisco ancora se tu mi accusi di non credere agli dèi che Atene venera e insegnare agli altri a non credervi, ma credere però che vi siano altri dèi demonici che cerco di introdurre nella città. Oppure mi accusi addirittura
di non credere affatto all'esistenza degli dèi. Sì, questo affermo, che tu non credi affatto agli dèi. Oh, uomo meraviglioso. Allora io non credo che siano dèi neppure il sole e la luna. Ma no, per Zeus, o giudici, poiché gli afferma che il sole è un sasso e la luna è un po' di terra. Ma tu accusi Anassagora allora. Vedi, costui è un giocoliere, ci compone un indovinello per mettere alla prova la mia e la vostra intelligenza. La sua accusa è un'allegra contraddizione, come se dicesse Socrate Erreo di non credere all'esistenza degli dèi perché crede all'esistenza degli dèi. Costui ci deride allegramente. Rispondi, Meleto. Non fate chiasso, non fate chiasso, cittadini. Può mai essere esistano fatti umani, ma non esistano uomini? No, 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 risponda ora. Non si dimeni, non si gratti. Può essere che uno creda esistano briglie e selle per cavalli, ma non esistano cavalli? O esistono flautisti, ma non esistono flauti? Ma perché non vuoi rispondere? Rispondi, o pezzo di galantuomo. Può essere che uno creda esistano fatti demonici, ma non esistano demoni? Non è possibile. Tu affermi che io voglio introdurre in Atene nuovi enti demoniaci, dunque io devo ammettere che esistono demoni. E i demoni non sono forse figli degli dèi o dèi essi stessi? Rispondi sì o no? Sì, certo. Ecco dunque qual è il tuo allegro indovinello. Tu affermi che mentre io penso che gli dèi non esistono affatto, penso anche che esistono i demoni che sono figli degli dèi. Sarebbe come dire che non esistono né asini né cavalli, ma esistono però i muli che sono figli dei cavalli e degli asini. E su questa accusa, ateniesi, credo di non dover aggiungere altro. So via, se io abbia corrotto qualche giovane, ora che è fatto adulto, si faccia innanzi, mi accusi e si vendichi. E ve ne sono molti qui che mi ascoltarono e mi seguirono. Questo, per esempio, Critone, mio coetaneo, e Elisania, padre di questo Eschine, e Demodoco, di cui era fratello Teagete, e questo Adimante di Aristone, di cui è fratello questo qua, Platone, e molti, molti altri che potranno venire qui a dire che Meleto mentisce e io dico la verità. Concludiamo. Già molti che si trovarono a lottare in una lotta anche meno grave di questa mia, pregarono, scongiurarono i giudici e piansero e portarono qui i loro figliuoli per muovere la compassione. E congiunti e amici diedero a voi, giudici, grandi spettacoli di lacrime d'angosce e di disperazione. Io non farò nulla di tutto ciò, quantunque corra pericolo di morte, e sebbene anch'io abbia congiunti che, come dice Omero, non nacqui da una quercia o da una pietra, ma quassù non farò venire nessuno. E non lo farò, ateniesi, non già per dispregio di voi né per orgoglio mio, ma perché mi sembra contrario alla umana dignità e anche per la mia reputazione, vera o falsa che sia. Si afferma che Socrate non è come tutti gli altri e questo impone a me di dare
giusti esempi. Che io tema o non tema la morte non è cosa che preme. Ho veduto più volte smarrire il senno per questa paura, come se non condannati da voi certi uomini fossero sicuri di vivere eternamente. E fanno cose strabilianti e ridicole per salvarsi. E ciò è vergognoso, perché dà diritto ai forestieri di pensare che quelli che gli ateniesi scelgono alle magistrature valgono meno di femmine. Coteste miserevoli farse per intenerire i giudici, non è bene che le facciamo noi, uomini di reputazione, né che le permettiate voi, magistrati. Voi dovete anzi mostrarvi più severi con quelli che vi recitano i drammi pietosi, gettando il ridicolo sulla giustizia prima e sulla patria poi. Se tentassi di commuovere, di corrompere con la pietà voi, giudici, legati da giuramento, vi insegnerei a non credere agli dèi e mostrerei apertamente di non credervi io stesso. Mentre invece la verità, ateniesi, è questa, che io credo come nessuno dei miei accusatori, e lascio a voi e al Dio di giudicare come meglio sarà per me e per voi. Per maggioranza di 30 voti, Socrate di Sofronisco è condannato. Condanna per tali delitti e di morte. Ma il reo può proporre una commutazione di pena, l'esilio o una multa, se i giudici vorranno accettarla. Se io non mi adiro che mi abbiate dichiarato colpevole, è per molte ragioni. Prima fra le quali che il caso non era inaspettato e non credevo neppure che la differenza dei voti fosse così lieve. Se 30 voti si fossero spostati, io sarei stato assolto. Costui dunque mi aggiudica la morte. Ma io che cosa mi aggiudicherò? Che cosa merito io per aver voluto giovare alle anime dei miei concittadini non curando ciò che preme a tutti gli altri, e cioè il guadagno, gli interessi domestici, comandi militari, magistrature? Che cosa merito io? Che cosa si può offrire a un uomo povero e benemerito? Il vitto quotidiano nel Printaneo a spese dello Stato. E mi pare che sarebbe più meritato che se ciò si aggiudicasse a uno di voi che ha vinto nei Giochi Olimpici una corsa di cavalli, di bighe e di quadrighe. Ecco dunque quello che mi aggiudico: il vitto nel Printaneo. Ciò forse vi sembra ironia,
ma non è. Io sono certo, e quindi anche persuaso, di non aver mai mancato in nulla e contro nessuno. Ma non è facile persuaderne voi. Non avendo mai fatto torto ad alcuno, non intendo di farne ora a me stesso, aggiudicandomi una punizione come se fossi davvero colpevole. Per salvarmi poi da che cosa? Dalla morte. La morte che io affermo ancora di non sapere se sia un bene o un male. E dovrei in cambio aggiudicarmi una di quelle punizioni che so essere un male. E quale? Il carcere. E restare come schiavo sotto il comando degli undici per sempre? No. Una multa. E restare in carcere finché l'avessi pagata. Non ho mezzi per pagare. Tutt'al più potrei multarmi di una mina d'argento. Ateniesi, Platone qui presente, e Critone, e Critobulo, e Apollodoro insistono perché io mi multi di 30 mine e si dicono pronti a farne la garanzia. Ma mi multo di 30 mine e del denaro vi saranno garanti costoro e potete calcolare. Maggioranza di 80 voti, la commutazione proposta è respinta e Socrate di Sofronisco è condannato a morte con bevanda di cicuta. Per non aspettare qualche anno, voi ateniesi avrete fama e colpa di aver messo a morte Socrate, né io mi adiro contro coloro che mi accusarono e che mi condannarono. E rivolgo loro una preghiera. Quando i miei figli saranno adulti, se mostreranno di occuparsi più delle ricchezze che della virtù, e presumeranno di sapere, non sapendo nulla, castigateli, cittadini, castigateli infliggendo loro gli stessi dolori che io ho inflitti a voi. Se così farete, renderete il giusto a me e ai figli miei. Ma è già l'ora di andare. Si vada. Io a morire, voi a vivere. Chi di noi vada incontro alla sorte migliore è ignoto a tutti, fuorché a Dio.
Tu? Come mai, Critone? Già qui a quest'ora? O non è ancora troppo presto? Che ora è precisamente? È l'alba appena. Mi sorprende che il custode ti abbia aperto. Mi conosce perché mi vede spesso e ci guadagna qualche cosa. E sei arrivato ora? È un pezzo che sono qua. Ah. E perché non mi hai risvegliato prima? Perché per Zeus, a me pure sarebbe amaro essere svegliato da un buon sonno in tale sciagura. E me ne stavo stupefatto a vederti dormire così placidamente. Ho sempre invidiata codesta tua natura, ed ora ancor più, vedendosi così sereno e tranquillo in tale disgrazia. Che ti pare sarebbe dignitoso alla mia età adirarsi, anche trattandosi di dover morire? Quanti alla tua età dovendo morire si sdegnano contro l'avversa sorte? Infatti. Ma dunque perché sei venuto così di buon'ora? Per una triste nuova. Socrate, triste a quanto pare non per te, ma per me e per tutti i tuoi amici. Oh, cosa triste, dolorosa più di qualunque altra mai. Qual è dunque? È forse giunta da Delo la nave al ritorno della quale fu stabilito che io debba morire? No, non è giunta ancora, ma alcuni giunti da Sunio dicono che l'hanno veduta colà e che oggi sarà qui. E se arriverà oggi, Socrate, domani dovrà finire la tua vita. Tutto per il meglio, amico. Se così piace agli dèi, sia pure così. Però vedi, io non credo che arriverà oggi. E da che lo desumi? Ah, lo ricavo da un sogno che ho avuto sul finire della notte. Ed è stato un bene che tu non mi abbia destato. E qual era questo sogno? Sognai si avvicinasse a me una donna, giovane, bella e graziosa, in veste bianca, e mi dicesse: Socrate, fra 3 dì vedrai la pingue ftia. Oh, che strano sogno. Ma chiaro mi sembra. Anche troppo. Ma di grazia, Socrate, fa che io possa persuaderti a metterti in salvo. La morte tua non sarà per me un grande dolore soltanto perché certamente mai più mi sarà dato trovare un amico quale tu sei, ma mi sarà anche vergogna, perché quelli che non ci conoscono diranno che io, pur potendo salvarti col mio denaro, non l'ho fatto. E che uomo sembrerò io che stima più il denaro dell'amico, perché nessuno crederà che sia stato tu a non voler uscire di qui. Oh, mio buon Critone, e dovremmo noi badare all'opinione del volgo. Ma tu vedi da questo tuo caso che è pur forza a preoccuparsi anche dell'opinione del volgo, la quale può produrre dei mali tremendi per colui che ne sia messo in discredito. Oh, magari pure potesse l'opinione del volgo fare il gran male, che allora potrebbe fare anche il gran bene. Ma in verità essa non può fare né una cosa né l'altra, perché non può fare che l'anima dell'uomo sia o non sia onesta. E sarà vero. Ah, ma tu forse hai paura che fuggendo i sicofanti poi abbiano a molestare me e tutti gli amici tuoi, e che noi dovessimo rimetterci tutto il nostro denaro e soffrire anche cose più gravi? Oh, se è questo, non curartene, amico. È giusto che a questo ed a cose gravi noi ci esponiamo. Dammi dunque ascolto e fa quello che ti consiglio, se è solo il pensiero del nostro danno di poi che ti trattiene. Sì, a questo penso e a molte altre cose. Non temere, non ci vorrà troppo denaro. I sicofanti sono gente a buon mercato e i miei denari basteranno. E se ti dai pena di me, ebbene, ci sono molti forastieri disposti a spendere per questo. Quel tebano, sì mia, ha portato per questo molto denaro. E poi, beh, cedete e molti altri. Non preoccuparti dunque di questo. Ne penserai sul serio ciò che hai detto in tribunale, che uscendo da Atene non sapresti che fare né dove andare. Oh,
Socrate, ovunque sarai accolto con lietezza. E se ti vorrai stabilire in Tessaglia, dove io ho molti cari amici, mi potrai stare lieto e sicuro. È ingiusto, credilo, è ingiusto questo abbandonarsi ed ostinarti al tuo proprio danno, più che non si siano ostinati i tuoi nemici per la tua perdita. E ti dirò pure che ho la sensazione che tu tradisca i tuoi figliuoli, lasciandoli nell'abbandono invece di educarli e difenderli da tutti quei casi ai quali sono sempre esposti gli orfanelli. I figlioli, Socrate, o non bisogna averne o bisogna educarli e sorreggerli. Dovresti intenderli tu, questi doveri, tu che hai praticato la virtù durante tutta la tua vita. Ma per verità ho vergogna di te e di me. Di te, prima, per quella tua entrata in tribunale mentre potevi non venirci. Poi, per quella noncuranza di come si svolgesse il giudizio. E adesso, per questo tuo rifiuto ostinato, che si potrebbe dire la catastrofe ridicola della tua tragedia. E ho vergogna per me e per gli altri amici tuoi, che saremo giudicati ignari ed egoisti, perché potendoti salvare non lo abbiamo fatto. Pensaci, Socrate. Anzi no, non pensarci. Risolviti, che adesso ne abbiamo ancora tempo e nella notte per niente bisogna che tutto sia fatto. Mi ascolti? Socrate, mi ascolti? Sì, ti ascolto. Ti ascolto, amico, e stimo molto la tua premura. Però finché è in accordo con la rettitudine, ma quando non la è più, la tua premura mi diviene grave ed ostile. Studiamo, studiamo insieme se quanto proponi sia da farsi o no. Io, vedi, ho sempre obbedito soltanto alla ragione, la quale, dopo le opportune considerazioni, mi conduce sempre a scegliere la via migliore. E ora penso, quegli argomenti che trovavo buoni prima, non posso certo rifiutarli ora, soltanto perché è sopravvenuta a me disgrazia. Dunque, studiamo, esaminiamo pacatamente la cosa, riprendendo il discorso di poc'anzi sulle opinioni degli uomini. Dicevo dunque che alcune sono da pregiarsi ed altre no. Ti sembra giusta massima, Critone? È giustissimo. Pregiare dunque le opinioni buone, non le cattive. Certo. E le opinioni buone non sono forse quelle dei saggi e non quelle degli stolti? Come negarlo? Sì, ad esempio, poniamo che uno si dia ad esercizi ginnastici, dovendo costui valutare le lodi e i biasimi, dovrà tener conto dell'opinione di tutti o di quel solo che sia maestro in tale materia? Di quel solo. E dovrà quindi agire, esercitarsi, mangiare, bere, secondo i dettami di quel solo e non degli altri, certo. E disobbedendo a quel solo, perseguire i consigli degli stolti e degli ignoranti, non gliene verrà male? E come no? E questo male, dove lo colpirà prima di tutto? Nel corpo, che comincerà a soffrire. Ben detto, Critone, ben detto. E nel caso nostro, trattandosi non di esercizi ginnastici, ma di giudicare del buono e del cattivo, del giusto e dell'ingiusto, dovremo noi tener conto dell'opinione della moltitudine ignorante e averne paura, anziché dell'opinione di quel solo che possa esserne maestro? Di quel solo? Di quel solo che conosce il giusto e l'ingiusto. Di quel solo che è la stessa verità. Sì. E allora, convinti di questo, vediamo se sia giusto o ingiusto che io tenti fuggire di qui contro il volere degli ateniesi. Se sarà giusto,
noi proveremo a fuggire. E se sarà ingiusto, resteremo qui. Sì, vediamo, Socrate, quel che si debba fare. Bene. Ora supponi che mentre noi cerchiamo di fuggire di qua, si facciano innanzi a noi le leggi. Le nostre leggi. Le leggi d'Atene, della patria nostra. Quelle leggi che noi abbiamo sempre rispettate e che io sempre predicai di rispettare. E mi incalzassero con domande e consigli. Di un po', Socrate, che hai tu in animo di fare? Sono le leggi che parlano, eh? Che fai o mediti con questa tua azione se non di offendere, rendere vane e distruggere noi leggi della tua città? Come potrebbe non sovvertirsi quella città in cui i giudizi, una volta pronunziati, non avessero forza di venire eseguiti, ma venissero invece violati e resi ridicoli dagli stessi cittadini? Che cosa potremmo rispondere noi su questa violazione delle leggi che tende a distruggerne la necessaria austera interezza e coprire d'onta ridicola la patria? Potremmo dire che la città ne ha fatto ingiuria perché in questa causa contro di me non ha rettamente giudicato. Ah, questo sì, Socrate, questo sì. E le leggi risponderebbero. E che? Non era fra noi convenuto che in qualunque caso tu dovessi startene al giudizio nostro? Poiché tu, Socrate, sai fare tanto uso di domande e risposte, rispondi. Di che accusi la città e noi sue leggi per tentare di disautorarci e di perderci? Non fu con noi e per noi che tuo padre prese tua madre e ti procreò? Hai tu ragione per biasimare quella fra noi leggi che presiede ai maritaggi? Io dovrei dire di no. No, nessuna ragione. E a quelle leggi che impongono di ben allevare i figli e mercé le quali tu stesso, Socrate, fosti allevato, nutrito, istruito nella musica, nella grammatica, che hai tu da rimproverare? Forse che ora non ti paiono più giuste? Io dovrei dire di sì. Ebbene, poiché fosti per noi generato, allevato, istruito, tu non puoi negare di essere nostro soggetto e alunno e servo di noi leggi. E se così è, credi giusto considerarti nostro pari e voler fare a noi ciò che noi dovemmo fare a te? Se non è possibile eguaglianza di diritti neppure fra padre e figlio, come puoi credere possibile eguaglianza di diritti e di ritorsione fra te e le leggi della patria tua? E quando ne avrai calpestate e avvilite, potrai ancora credere di essere uomo giusto, tu, verace cultore di cittadine virtù? E ignori, tu sapiente,
che primo d'ogni affetto è la patria, che si deve onorare perché più augusta, più veneranda e più santa, non solo presso i piccoli uomini, ma benanco presso gli dèi. E lei si deve onorare e blandirla se è sdegnata e persuaderla se la si stimi caduta in errore. Fare quanto ordina con sommissione e pazienza, siano pure ceppi o battiture o partire per guerre dove rischio di morte. E non si deve tergiversare né abbandonare il posto assegnatoci, così in guerra come nel foro e in casa, che sen pietà sarebbe usar violenza contro il padre o la madre, e in pietà maggiore sarebbe usarla contro la patria e le leggi che la costituiscono. Obbedisci, Socrate, obbedisci alla maestà sacra della legge. E non anteporre vita, figliuoli, né altra cosa qualsiasi alla giustizia. Mentre, fuggendo di qui vilmente, ricambiando male per male, ingiuria per ingiuria, violando il patto fra noi segnato, farai male a te stesso, ai figli, agli amici, onta alla patria e alle sue leggi. Queste, mio buon Critone, sono le parole che già mi pare di sentirmi risuonare alle orecchie, come ai coribanti par di sentire le tibie e i flauti. E l'eco di queste parole si ripercuote in tutto il mio essere, così che... Perdona, amico, ma proprio non posso ascoltarne altro. Ecco, tu ora conosci tutto il mio pensiero e sta certo che sarà vano ogni tuo argomento contrario. Però, se credi che ancora giovi a qualche cosa, parla, io ti ascolto. No, Socrate, non altro. Non ho altro da dirti. E allora, amico, lasciamo andare e restiamo ciascuno al nostro posto, poiché il Dio vuole così. Questa è l'ultima volta che i tuoi amici parleranno con te e tu con loro. Ti prego, Critone, fa che qualcuno la riconduca a casa. Thank you.
Che cosa prodigiosa, amici miei, è questa che gli uomini chiamano piacere. Prodigiosa rispetto all'altra, che è il suo contrario, il dolore. Due cose che non vogliono mai trovarsi insieme nella stessa persona. Ma se a qualcuno accada di essere colto da una di esse, ecco, poco dopo sopraggiungere l'altra, come se le cose fossero unite insieme. Credo che se Esopo ci avesse pensato, ne avrebbe ricavata una favola. E cioè che mentre piacere e dolore erano in guerra fra loro, il Dio, volendo pacificarli e non riuscendovi, ne congiunse insieme le estremità, talché a chiunque sia visitato dall'uno di essi sia impossibile evitare di ricevere anche l'altro. E così accade ora a me, che dove prima, per effetto del ceppo, era il dolore, ecco ora sopraggiungere il piacere. Per Giove, mi fai ricordare, tu dopo entrato qui hai posto in versi le favole di Esopo e il proemio di Apollo. Prima non avevi mai fatto versi. Da tutti, e specialmente da Eveno, mi si chiede il perché. Che devo rispondere? Dirai ad Eveno la verità. E cioè che io non composi quei versi per emulare le sue poesie, che certo non avrei potuto, ma per obbedire a certi sogni che ebbi sempre in mia vita e togliermi ogni scrupolo. Più volte nei miei anni trascorsi ebbi un sogno, ora in un aspetto, ora in un altro, ma che però sempre mi diceva: Socrate, fa musica. Io credevo che il sogno mi esortasse a fare ciò che appunto facevo, essendo filosofia la migliore di tutte le musiche. Quando poi fui condannato e la festa del nume mi ritardava il morire, pensai di obbedire a quel sogno e fare quanto ordinava. Scrissi allora alcune strofe in onore di Apollo, cui è sacra la presente festa, ma poi, considerando che un poeta deve far favole e non discorsi, non essendo io favoleggiatore, misi in versi le prime favole di Esopo che mi capitarono a mente. Ecco, dirai questo ad Eveno e digli anche che lo saluto e che si affretti a seguirmi, se ha buon senno, che io me ne vado a quanto pare oggi. Così vogliono gli ateniesi. Quale esortazione fai tu ad Eveno? Non credo, sai, sia molto disposto a seguirti. Ok, non è filosofo Eveno? Pare di sì. E dunque, lo vorrà egli come qualunque altro filosofo? Spiegaci, su che basi questa tua certezza? Mi proverò a spiegarti come e perché un uomo che ha speso tutta la vita nella filosofia debba essere lieto sul punto di morire, perché sorretto dalla fiducia di raggiungere al di là maggiori beni. Ma prima sentiamo cosa abbia da dirmi il nostro buon Critone, il quale pare proprio abbia qualche cosa da dirmi. Niente altro, Socrate, se non che quest'uomo che deve darti il veleno mi esorta a dirti di non discutere troppo. Una disputa potrebbe accalorarti e ciò sarebbe contrario all'effetto del veleno, e allora c'è il pericolo di doverne bere due e anche tre volte ancora. Digli di stare allegro e che prepari quanto deve, come se dovesse darmene due o tre volte ancora. Ma io lo sapevo già, ma costui insiste. E tu mandalo a spasso. Eccomi a voi. Che cosa è mai la morte se non la separazione dell'anima dal corpo? E restare da una parte il corpo da sé, separato dall'anima, e dall'altra
l'anima da sé, liberata dal corpo. È questa la morte. È questa. È questa. E tu, credi degna cosa per un filosofo correr dietro ai piaceri della mensa, mangiare, bere? No, Socrate. E ai piaceri sensuali? No, davvero. E avere in pregio ornamenti, ricche vesti, bei calzari? O deve un filosofo spregiare queste cose? Se è veramente filosofo, spregiare. Ah, allora tu pensi che debba staccarsi il più possibile dal corpo per curarsi dell'anima? Appunto. E per l'acquisto della sapienza, dire un po'. Per l'acquisto della sapienza, il corpo non è un inciampo. La vista, l'udito, ne dicono essi il vero? O come affermano i poeti, tutti i sensi sono fallaci? Non ti pare che l'anima scorga meglio nelle cose quando può scrutarle col solo raziocinio e tutta raccolta in se stessa astrarsi dalle povertà del corpo per innalzarsi con purezza alla contemplazione dell'essere? Certamente. Per mezzo della ragione, dunque, noi potremo giungere alla giusta comprensione delle cose. Ma finché questo malanno del corpo terrà avvinghiata l'anima nostra, essa non potrà mai delibare le verità a cui anela. Ogni inciampo viene dal corpo e le malattie, gli amori forsennati, le cupidigie, tutto è per lui. È chiaro dunque che per innalzarsi con purezza alla contemplazione della verità bisogna sbarazzarci del corpo, ossia esser morti. Se dunque io non mi adiro né mi addoloro per lasciare voi, amici miei, e i buoni dei che ora mi hanno in custodia, si è perché ho buona speranza di trovare colà ove sto per andare amici altrettanto buoni ed ottimi dei. È giusto il tuo ragionamento, ma da che trai tu certezza che l'anima sopravviva? La maggior parte degli uomini crede che non appena sciolta dal corpo si dissipi e si disperda come nebbia o fumo. Tu dici il vero, Cebete. La maggior parte degli uomini pensa così. Ebbene, vuoi tu si discuta fra noi se la cosa stia così o altrimenti? Ascolterei ben volentieri il tuo pensiero su tali cose. Discutiamo dunque e poniamo così l'argomento. Se le anime dei defunti continuano a vivere in altro luogo, per qual modo si generano, se da consimili o da contrari? Tutto sembra avere il suo contrario. Il cattivo è contrario al buono, il giusto all'ingiusto. Bisogna anzitutto vedere se tutto ciò che ha un contrario da null'altro tragga origine se non dal suo contrario. Appunto. Ma non deve esservi una pausa per la generazione da contrario a contrario? Mi spiego. Dal minore al maggiore c'è di mezzo l'accrescimento e dal maggiore al minore la diminuzione. Ecco le generazioni. Nel primo caso noi diciamo accrescere, nel secondo diminuire. E così per congiungersi o disgiungersi, scaldarsi o raffreddarsi, è così? È così. Ora dimmi, vi è il contrario di vivere? Vi è purtroppo. Ed è? Morire. Vita e morte si generano l'una dall'altra a vicenda perché contrarie e hanno due generazioni, tieni a mente. Ora io nomino una coppia di cose e le loro generazioni. Poi continui tu facendo altrettanto. Vegliare e dormire,
si generano l'una dall'altra a vicenda perché contrarie. E le loro generazioni sono dal vegliare addormentarsi, dal dormire risvegliarsi. Ora va avanti tu. Hai detto che morire è contrario a vivere. Dunque, dal vivere che nasce? Il morire. E dal morire? Non daremo anche al morire la sua generazione, o che in questo solo natura si azzoppa. Io dico, dal vegliare addormentarsi, dal dormire risvegliarsi, e tu dici, dal vivere morire, e dal morire rivivere. È forza dirlo. E abbiamo così buon argomento per credere che le anime nostre continuino a vivere in altro luogo, donde poi tornano a noi. Per le cose convenute pare sia così, anche secondo quel che spesso dicesti, cioè che il nostro imparare non è che ricordare. È necessario che in un tempo anteriore noi imparassimo quelle cose delle quali ora ci ricordiamo. Anche per questo l'anima dimostrerebbe qualità immortali. Cebete, dammi di ciò una dimostrazione, che questo io non lo so. Come? Tu non pensi che quel che crediamo imparare sia invece ricordare? Ascolterei volentieri come tu possa provarlo. Per ricordarsi di una cosa bisogna averla già conosciuta prima. Ne convieni? Ne convengo. Se alcuno imparando una cosa non solo si ricorda di questa, ma ne pensa subito un'altra, anche non uguale, anche dissimile, non diciamo noi che questa gli ha fatto ricordare di quella. Come a dire? Mi spiego. La cognizione della donna è una cosa, e la cognizione della cetra è un'altra. Lo credo. Ora accade a un giovane che la vista della cetra o della veste o dei sandali di una fanciulla richiami tosto al suo pensiero le vaghe forme della sua amata. E questa è reminiscenza. Certamente. E non accade che vedendo un cavallo ci ricordiamo del suo padrone? O vedendo Simmia dipinto ci ricordiamo di Simmia vivo? O incontrando Simmia ci ricordiamo di Cebete? La reminiscenza può nascere dunque tanto da dissimili che da consimili. Senza dubbio. Ma la cognizione delle cose materiali noi la prendiamo con gli occhi, col tatto, col sensi, dopo essere nati. Non è così? È vero. Bisognava dunque averne conoscenza prima. E se un fanciullo che sta apprendendo cosa materiale è assalito dal pensiero di cosa immateriale, vuol dire che egli conosceva entrambe le cose prima per riconquistarle poi. E forza che noi avessimo cognizione di tutte le cose materiali e immateriali prima per ricordarle poi. Ora dimmi, quando le anime nostre poterono apprendere tutte queste cose? Nell'istante stesso del nostro nascere? No, certo. No, certo. Dunque prima? Sì. Esistevano dunque le anime nostre prima di prendere queste forme umane e avevano intendimento? Poiché non si può apprendere nel nascere, non v'è altro tempo. Socrate, il tuo ragionamento conclude trionfante e per me la tua dimostrazione è completa. E Cebete, che ne dice? Lo credo al pari di me convinto che le nostre anime esistevano prima del nostro nascere. Ma che morti noi esse continueranno a vivere, questo Socrate non è dimostrato. E vi è sempre la paura del volgo che morendo il corpo, l'anima anch'essa si disperda e si dissipi. Appunto, Simmia, che le nostre anime vivranno dopo di noi non è dimostrato. Pare che vogliate andare in fondo alla cosa e che temiate la dispersione delle vostre povere anime. Ebbene, Socrate, liberaci tu da questo timore che è angoscia di tutti.
quale ordine di cose appartiene il dissiparsi? E per quali anime si può temere? Vediamo. Dobbiamo noi ammettere che il buono, il giusto, la virtù, gli affetti siano delle cose che esistono oppure sono niente? Sono cose che esistono. E queste cose tu le hai mai vedute con gli occhi o toccate con le mani? No, è impossibile. E perché? Perché sono invisibili. Ecco, essenze invisibili. Le cose composte sono naturalmente destinate a scomporsi, a dissolversi, mentre le incomposte, le essenze, non possono temere dissolvimento. Le cose composte potranno variare, cambiare, mutarsi, mentre le incomposte resteranno sempre uguali, immutabili. Sì, è vero, è tutto vero. Le cose composte noi possiamo vederle con gli occhi, toccarle con le mani, mentre le incomposte, le pure essenze, non possiamo afferrarle che con la mente e considerarle col raziocinio perché sono invisibili. È giusto. Dato che il nostro essere si compone di corpo ed anima. Ora, a quale specie di cose appartiene il corpo? Alla composta visibile. E l'anima? All'invisibile. Nel nostro essere è il corpo o l'anima che può comandare e dirigere? L'anima, perché essa sola ha la volontà. Ma comandare e dominare con la sola volontà è qualità divina? Sì. Dunque al divino, immutabile, incorruttibile, invisibile, appartiene l'anima. E all'umano, visibile, corruttibile, appartiene il corpo. Venuto l'uomo a morte, la parte di lui visibile, corruttibile, il corpo, insomma, è forza, si corrompa, si disperda, mentre l'anima, essenza invisibile, migrando verso tutto ciò che è più conforme alla natura sua, verso il puro, immutabile, incorruttibile, immortale, che è poi il Dio buono e sapiente, si sentirà libera e sicura, scevra da menzogne e da illusioni. Ma se dal corpo uscirà contaminata per essergli stata troppo ligia nelle sfrenate cupidigie, se avrà subito il contagio del corpo, ne uscirà con un fardello così pesante di cose immonde da restarne gravata e andrà errando per luoghi tenebrosi con altri simulacri di anime impure. Vi pare che manchi qualche cosa al mio ragionamento? Ti dirò il vero, Socrate. Da un pezzo ognuno di noi spinge l'altro per incoraggiarlo a farti ancora parlare, per il grande desiderio di udirti. Ma temiamo di esserti molesti nella tua presente disgrazia. Ai, ai, e come farò a persuadere gli altri che non stimo sventura per me questo avvenimento se non riesco a persuaderne voi? Ma potete chiedere quel che volete finché gli undici d'Atene lo consentono. Credo, d'altronde, che non sottoporre ad ogni prova tali argomenti e cessare le indagini prima di averci spese tutte le forze della mente sia grave colpa. Ecco dunque ciò che tiene incerti me e Cebete. Pare a noi, Socrate, che non si sia detto abbastanza. E forse, amico, quel che ti pare è la verità. Si potrebbe dire dell'anima come dell'armonia di una lira, che è qualche cosa di invisibile e divino. Ma la lira e le sue corde sono però cose composte e corporee. E spezzata la lira
e strappate le corde, cessa l'armonia, che pur essendo cosa divina, è pur sempre risultante da cose materiali e periture. Così l'anima, essendo essenza pura e divina, potrebbe essere risultante da materie multiformi e composte del corpo umano. E quando questo sia distrutto dalla morte, anche l'anima venire a disperdersi. Saggia argomentazione, sì mio. E ora a te, Cebete. Ho la sensazione che siamo fermi allo stesso punto. Dimostrato che l'anima viveva prima di noi, non è provato che non possa con noi morire. E concesso pure che un'anima possa albergare in vari corpi, uno dopo l'altro, nulla assicura che al fine stanca e sfinita non possa morire. Nessuno, credi, potrà fidare di non morire interamente finché non sia provato che l'anima è immortale. Domani forse, mio buon Fedone, vorrai tagliare questi bei capelli. Oh, li taglierò certo. Tu taglierai i tuoi capelli domani per lutto della mia morte. E io dovrei tagliare i miei adesso per lutto del mio ragionamento. Tagliarli e fare giuramento come gli argivi di non lasciarli ricrescere mai più finché battagliando non abbia vinti gli argomenti di costoro. Vi dirò prima ciò che mi accadde un tempo. Da giovanetto mi invaghì della scienza che ha nome storia della natura e divenni frenetico di conoscere il perché di tutte le cose. E andavo sempre fantasticando e perché si genera, e perché si muore, e com'è sorta la specie umana, e le piante, e se le nostre sensazioni vengono dal sangue o dal cervello. E a forza di fantasticare, tutto cominciò a confondersi nella mia mente. E delle cose che ero ben sicuro di sapere prima, finì col non sapere più nulla. Ma un giorno udì Anassagora insegnare che la mente era fonte e governatrice di tutto. Ma quando chiesi il perché ciò avvenisse, mi si rispose che il meglio era credere che le cose stessero così, perché così era il meglio. Strano ragionamento, come dire Socrate è rimasto seduto in questa prigione perché nelle gambe ha i muscoli e le ossa, non perché la mente abbia comandato alle ossa e ai muscoli di restare. E allora decisi di rifugiarmi nei ragionamenti e con l'aiuto d'essi soltanto cercare la verità. Io torno dunque alle mie antiche domande e da queste e dalle risposte vostre sorgerà forse la verità che cercate, l'immortalità dell'animo. Badiamo che purtroppo ragionare non s'abbia a diventare misologi e finire con odiare i ragionamenti. Io non voglio convincere voi, ma me stesso, e voi non seguite Socrate, ma la verità. Se dirò cosa ingiusta, contraditemi senza pietà, perché non voglio andarmene come l'ape, lasciando il pungiglione nella ferita. Se mia, non ammettesti tu che le anime nostre esistevano già prima di prendere queste forme umane? Sì, certo. Può esistere l'armonia di una lira prima che l'istrumento sia fabbricato? È impossibile. Il tuo paragone, dunque, fra l'anima e l'armonia è forse poetico, ma assurdo, perché l'armonia
è posteriore alla materia da cui vi è entrata. Fu convenuto che vi sono anime buone e anime malvagie, e armonia non può ammettere in sé malvagità, che è disarmonia. È convenuto del pari che l'anima può comandare al corpo, anche opponendosi alle passioni di questo, come appunto Omero poetò l'Odissea, quando parlando d'Ulisse dice, e picchiandosi il petto all'alma, disse, soffri, anima mia, che più soffristi. Anche Omero dunque credeva l'anima una forza divina, capace di comandare al corpo e da se stessa, e non un'armonia tratta dalla materia e della materia schiava. Così è. E credo con l'armonia tebana di aver finito. Ora a te, Cebete. Tu vuoi la sicurezza della immortalità dell'anima e che il filosofo, il giusto, venuto a morte, sia sicuro di avere premio alla vita virtuosa. È questo che chiedi? Questo. E non chiedi poco. Per quella legge dei contrari di cui parlammo, è convenuto che nessuna cosa potrà mai accogliere in se stessa il suo contrario. È convenuto. Ed è pure convenuto che nessun contrario sarà mai contrario a se stesso. Fuor di dubbio. Rispondi ora. Che cos'è che apporta vita al corpo umano? L'anima. Sempre? Sempre. L'anima dunque apporta vita a qualunque corpo essa occupi. Ma vi è il contrario di vita? Morte. L'anima che è vita e apporta la vita non accoglierà mai in se stessa il suo contrario. Non l'accoglierà. Come chiami ciò che non può accogliere il giusto? Ingiusto. E ciò che non può accogliere morte? Immortale. L'anima che non può accogliere morte è... immortale. Lo hai detto tu. E poiché l'immortale è per sua natura incorruttibile, l'anima non può perire quando al corpo si accosti la morte. Se il freddo fosse incorruttibile, la neve all'appressarsi del fuoco fuggirebbe illesa e non perirebbe liquefatta. Vogliamo dire che sia provato? Provato. Provato. Immortale e incorruttibile l'anima, dunque, bisogna perciò averne cura, non solo per questo tempo che chiamiamo vita, ma anche per poi, che se l'anima potesse perire col corpo, sarebbe un gran bene per i malvagi saldare in una sola volta le proprie partite, ma poiché essa è immortale, null'altro rifugio o scampo è per lei se non nella bontà, nella saggezza, nella purità, che null'altro l'anima reca al di là se non la disciplina degli affetti che qui la nutrirono. E monda d'ogni scoria terrena, lieve, sicura, si innalzerà verso regioni terse e purissime, dove gli ottimi e benevoli dei la accoglieranno. Ma il sole è già al tramonto. Un tragedia qui direbbe, me fratanto chiama la parca. E mi pare giunta l'ora d'andare a lavare il mio corpo prima di bere il veleno, il farmaco, per evitare alle donne di dover lavare il mio cadavere. Or via, Socrate,
Che cosa possiamo fare io e gli altri amici tuoi che possa essere accetto a te per i tuoi figli? Nulla più di quanto vi dissi. Se avrete cura delle anime vostre, qualunque cosa farete, anche senza promesse, sarà un bene reso a me. E come dovremo seppellirti? Oh, come vorrete, purché non sia contrario alla legge. E io non vi scappi. Di danze ed inni per la festa del Dio. Socrate, a te non farò il torto di giudicarti come tutti gli altri che s'adirano, imprecano, quando io, costretto da chi comanda, intimo loro di bere il veleno. Ti ho conosciuto in tutto questo tempo per l'uomo più nobile e mansueto di quanti sono venuti qua dentro, e però so che non ti adirerai meco. Or dunque, non ti è ignoto quello che io vengo ad annunciarti. Addio e forzati a sopportare quanto meglio ti sia possibile la presente necessità. Addio a te pure. Che uomo garbato! E veniva spesso a trovarmi, si intratteneva a lungo con me, proprio un buon uomo. Su via Critone, diamogli retta e alcuno mi porti il veleno, il farmaco, se è pestato, se no lo pesti. Thank you.
Di grazie, buon uomo. Tu che ti intendi di queste cose, che cosa devo fare? Nient'altro che, presa la bevanda, passeggiare un poco, finché ti sentirai un peso alle gambe, e allora ti stenderai là. E che dici? Chi volesse libare con questa bevanda? È lecito? No. Noi pestiamo, Socrate, quanta crediamo che basti a bersi e non più. Capisco. Ma far voti agli dèi si può e si deve, perché il nostro passaggio all'altra vita sia felice. Così prego e così sia. Amici, amici, che fate voi? Per questo rimandai le donne, onde non avessero a decedere. Non si è sempre detto che bisogna morire con lieti auspici? Dunque, datevi forza e che date. E vano dunque quello che dissi per vostra consolazione. Cricone, tu hai fatto malevria ai miei giudici che io non sarei fuggito di qui, ma vedrai che fra poco io me ne vado. Scappo. Male. No. E qui? No. E qui? Non dimentichi.
ti chiamo di sacrificare un gallo ad Esculapio. Sarà fatto, amico. Hai altra cosa da chiedere?